Mille. No, il sale lo teniamo perché ci è discretamente utile. Possiamo venderlo, ma io lo terrei. Certo, poi calcolando che in quel terzo piano lì sotto riusciamo a recuperare più roba. Anche se, ad esempio, adesso io quasi quasi la giacca, se non gliela do e me la metto io per il momento. No? Mica si incazzerà. Allora, siamo abbastanza pienotti, però facciamo una cosa. Intanto liberiamoci un pochino. Cioè, noi in realtà non è che siamo pienotti, abbiamo già fatto un po' di robe. Mo facciamo un attimo questo. Se ci mettiamo noi la giacca possiamo fare. I secchi sono quasi pieni, adesso saranno pieni. Prima non erano pieni, dobbiamo aspettare che arrivino al massimo, quindi pure se sta piovendo dobbiamo attendere la fine della barra, perché se manca un po' comunque non te la dà l'acqua. Andiamo a vedere se la signora vuole qualcosa. Grazie Antonio, buonasera Antonio, come va? Tutto bene? Grazie mille e buon anno, 12 mesi di sub, grazie caro, un abbraccio Antonio, grazie mille vuole i mobili la signora, i mobili e pure i giornali. I mobili ce la facciamo a farli. Poi andiamo a mettere. No, andiamo subito a mettere l'acquetta alle piante prima che ci scordiamo. Grazie, caro. Grazie mille, Antonio. È il Minuteman la glessidrina lì. La benzina ce la potremmo anche portare per recuperare. Per recuperare, per. Per metterla al. Al primo. Al secondo. Ah, al secondo sicuramente ce lo dobbiamo mettere. La benzina. Vabbè, mo ce la portiamo magari. Cioè, mo in realtà. Non so se oggi riusciamo a riandarci un'altra volta. Gli obiettivi al momento sono quelli là. Mandare il barattolo di martellata. Martellata. Un barattolo di martellata sui denti. Di marmellata ai mirtilli al Minuteman. Quella ci vuole un po'. Poi piantare 4 semi di guaranà. Lo possiamo fare, ma non ho altra luce. E tornare da Bob con la giacca. Ma aspetto un pochino. Bob dovrà aspettare. Perché al momento preferisco andare a. Eventualmente. Aspetta i giornali. Ai livelli inferiori con la giacca del tipo. Non so se ce la possiamo mettere. In realtà credo di no, però. Giornali. Questo. E $60 sono andati. Poi. C'era qualcun altro che vendeva il... questo qua. Il gourmet vuole lo zucchero. Però a 3 il sale. E ce lo vende a 4. Vedi che sei stronzo. Allora... siamo già stanchi, ma possiamo andare. Ah, mi sono dimenticato di vendere l'oro, vabbè. Dovevo riprendere anche il legname, ma va bene, lo facciamo. Intanto facciamo così, va, piano piano. Scusa, dove me li ha messi quelli? Ma non li ha presi? Ah no, non li avevo presi. Ah, li avevo forse messi dall'altro lato, ho fatto il contrario. Grazie Frank, grazie a Frank Mac per i 2. Ben ritrovato Frank, grazie per questo secondo mese. Ben ritrovato, ben ritrovato. No, vabbè, mo proviamo, però mi sembra... No, effettivamente non si può mettere. Ci avevamo provato forse nel prologo. Un'altra cosa che però possiamo provare a fare è... vabbè, questi li rimettiamo qua dentro. Mi devi dare solo uno di legno. Ok. Allora, se io il piccone lo... allora, il piccone lo facciamo con...
No, il piccone l'avevamo comprato. Si faceva con questo di livello 3, è vero. Ci manca ancora 5 di metallo. Allora niente, vabbè, volevo distruggerlo in modo abusivo. Vabbè. Perché se lo rompi e lo rifai, bene o male. Vabbè, lo aspettiamo di fare il baracchino di livello 3, tanto non è che ci voglia ancora molto. Ci siamo quasi. Ciao carissimo, prendi tutto. Scusa, ma devo vendere la pepita d'oro al tipo che ci dà solo 5 dollari. Che altro vende questo? Commercia, scopri il mercante che è in te. Impara a negoziare prezzi migliori. Questo lo compro, 160. Poi ricordatevi i prezzi, signori, se magari aumentano. Credo, beh, in teoria sì. Abbiamo speso un bel po', ma secondo me ne varrà la pena. Secondo me ne varrà la pena. Andiamo a riposarci adesso. Beh, pian piano comunque dovremmo andare a riguadagnarci un pochino, vediamo. Ok, vabbè, direi che può bastare così. Ciao carissimo. Prendi. Ma la pepita non gliel'ho venduta? Ah, ma ha fatto la differenza forse. Quindi, fammi vedere le skill. Leggi. Ok, me l'ha aggiunta tra le skill. Per curiosità. Ci ha abbassato i prezzi degli acquisti o il libro è stata una stronzata? Perché l'oro ce lo dà sempre a 5. Ah no, un dollaro in più. Questo ce lo dà a 24, adesso a 25. Insomma, mi sa che è una cagata, eh. Questo 9 invece di 10. Questo 19 invece di 20. Insomma. Calcolando quello che l'abbiamo pagato, ce lo ripaghiamo nei prossimi 20 anni, con ogni probabilità. Vabbè. Probabilmente alla lunga, lunga. Anzi, è meglio che l'abbiamo comprato adesso rispetto magari a comprarlo tra un bel po' di tempo, che là non ci avremmo magari riguadagnato niente. Però, insomma. Va bene, va bene. Comunque. Sto pensando un attimino a livello di luci come possiamo organizzarci. Perché io potrei spegnere questa, mettere queste due vicine di qua, così mi illumino anche questa stanza e non andiamo oltre. Ma io queste non ne avevo fatte due. Vabbè, comunque ce ne serviranno altre. Però la plastica, la maledetta plastica, non ho. Ma la plastica dove la piavamo noi? Mannaggia. Le due luci bianche fanno un po' cagare a livello di crescita di. Per quello non le sto utilizzando. Però 20 e 55. Vabbè, 3 le puoi fare. Ma i barattoli li dobbiamo. Vediamo se li possiamo comprare. Perché in realtà. Perché non me la fai quest'altra? Ah, ok. Dovevo aspettare che le metteva nell'inventario. Si comprano, ce li ha sbloccati. Se ci ha sbloccato i barattoli tondi è una cosa buona e giusta. Se no è un po' un problema. Senti il sound. Mangiati qualche funghetto. Vabbè, na manna, va. Le piante qua stavano parate. Ok. Va bene. Allora. In questa giornata mancherà l'acqua, ma vabbè, per il momento vabbè. Noi ogni tanto un po' d'acqua la potremmo anche prendere dal.
dal lavandino, magari aumenterà di poco il livello di attenzione, però insomma è fattibile. Allora, il metallo dovremmo avercelo per fare il livello 3 del banco. Vediamo sempre la signora che cosa vuole. Librerie, tavoli e questo. Dai. Facciamo tutto se abbiamo il legno. Ma non credo di avere abbastanza legno. Vabbè, nel caso lo ordino, mo vediamo. Intanto facciamo due armadi. No, vabbè, le casse mo non ci servono, onestamente. Armadio. Allora, non so quanto. Abbiamo finito il legno. Damolo. Vabbè, mo li vendo questo e compro altro legno, che va bene. Sì, beccate queste, 50 dollaroni. Sergei, mi serve questo, questo. E queste qua ci danno plastica e metallo. Vabbè, facciamo un po' così. 93 dollari. Siamo un attimo a secchino, ma va bene. Anche le piante sono a secchino, ma va bene uguale. Quanta acqua ho? Una ce n'ho. No, manco una ce n'ho. No, una ce n'ho, ok. Però un'altra ce l'avevamo qua di acquetta, o no? O sbaglio? Andiamo a vedere. Aspetta, separa. Una sola me ne serve. Andiamo a prendere pure il metallo. Dai, dai. Ok, adesso possiamo fare il banco da lavoro di livello 3. Signore, qua spendiamo tanto, lo so, ma credo che ne varrà la pena. Vai. Vediamo poi quante altre cose riusciamo a costruire, magari interessanti eventualmente. Già adesso un po' di cose interessanti le abbiamo, però. Boom! Allora, banco da lavoro di livello 3. Aspetta, mettimi un attimo in pausa che ce lo vediamo con calma. Allora, qui in più c'è il bollitore. Forse può fare il tè, che ne so, la padella, il piatto, vabbè, il vaso blu. Che non ci è assolutamente utile. Qui invece abbiamo vestiti caldi. La pelle di lupo. No, io che l'ho venduta. I vestiti caldi ci servono per andare giù in miniera. Aia. Ok. Qua invece mi fa casa verde, che è la serra in realtà, e il serbatoio dell'acqua. Che stanno messi un po' male. Vabbè. Qua ci ha sbloccato la raffineria. Converte il petrolio delle miniere in carburante raffinato. Che poi non so a cosa ci possa servire. Barile di carburante. Una stanza per poter accendere o spegnere tutto al suo interno. Ottimo per la gestione dell'alimentazione. Ok. Beh, il serbatoio dell'acqua è utile, ma il serbatoio dell'acqua non credo di poterlo mettere fuori. Aspetta, fai te dove stava. Puoi metterlo dove vuoi e riempirlo con molta acqua. Quando arriva una siccità, può essere la tua principale fonte d'acqua. Beh, dobbiamo riempirlo noi. Si può mettere fuori, ma non si riempie da solo. Ah no, è vero, il carburante serviva per. No, no, è vero, per la macchina. Per la macchina, sì. Vabbè, vabbè. Direi che. Cioè, al momento non c'è un granché che possiamo fare di utile, nel senso che ci può servire nel breve. Però. Facciamo così. Noi alla signora li dovevamo vendere ancora. Tavoli e cose, quindi. Teniamoci pronti. I soldi mo servono. Si riempie quando piove. Va, ottimo allora. Mo piano piano. Intanto facciamo. Due tavoli servivano. E due mensole.
Tanto quella a giro le richiede sempre, quindi. Sì, comunque il perk di essere più veloci nella costruzione, secondo me non è che funziona più di tanto, non vorrei dire niente. Certo, stiamo a fare un sacco di roba. Però. Li ha fatti? Sì, vai a vendere subito. Vedi, c'è chi dice che lo devi riempire, certi. No. Vabbè, mo vediamo, dai. Ci guarderemo, signori, ci guarderemo. Intanto andiamoci a mangiare qualcosina. E poi facciamo riposare il buon Prepperino che è distrutto. È un uomo distrutto. Poi andiamo a controllare pure se abbiamo recuperato qualche bestiolina, tra l'altro. Va bene. Non lo facciamo riposare troppo perché sennò poi non dorme la notte. Allora, aspetta, qua l'acqua c'è, vai. Dovesse venire a piovere stanotte, almeno. Siamo parati. In realtà la plastica ci servirebbe anche. Oddio, prima la plastica che abbiamo detto a che ci serviva? Salve, caro. Perché in realtà la plastica ci serve pure per fare i secchi. La lampada, è vero. Ci serve per un botto di roba. Vabbè, piano piano compriamo gli altri di questi, però, insomma. Pian piano la andremo ad accumulare, dai. Ok. Acqua ne abbiamo tre. Le piante come stanno messe? Bene. Quindi l'acqua la vado a lasciare qua. Questo metallo, vabbè, lo dobbiamo andare a recuperare alla miniera e lo facciamo tra un po'. Perché adesso, vabbè, ormai è notte. Però questo inizia ad avere sempre un po' troppa fame. Fammi giù. Anzi, aspetta, facciamo così. Andiamo giusto a controllare se. Di queste o è sprecata? Secondo me queste sono sprecate. Un'esca per animali più rari. Oddio, si può provare, però. Vabbè. No, che prendi tutto, mannaggia la puttana. E che. Andiamo al volo, dai. Sì, dai, magari. No, pensavo forse per qualche bestia che si trova più ai livelli più alti. Però, oh, se funziona anche così, va bene. Andiamo a vedere un po'. Recupera pure questo che c'è fame i frullati. Un po' di ciccia l'abbiamo. Ok, recuperata. Mettici questo. Sì, lo so che devo andare a dormire. Dammi un attimo. Guarda questo. Abbiamo fatto il pisolino pomeridiano. E Kaiser. Altra carne, perfetto. Bella lì. E vabbè, andiamo a dormire. Ok. Ah, si è fatto proprio tardi tardi. Va bene, va bene, va bene. Dove sta il cartello? Beh, in realtà potevamo tornare anche da lì, ma va bene. Vai, mister Prepperino. Vai, mister Prepperino. Saluto, un saluto a chi va. Non abbiamo le ricette. Ricordate anche che abbiamo riniziato, tra virgolette, con la modalità completa del gioco. Quindi poi dobbiamo risbloccare cose che magari avevamo già sbloccato prima. Compreso per l'appunto il libro di ricette che al momento non abbiamo. Grazie a Porco Pazzo per il Prime. Benvenuto, Porco Pazzo. Grazie mille per il Prime. Grazie mille. Benvenuto tra gli sportiveggianti. Spero primo mese di tanti mia compagnia. Gracias. Aloha, aloha. No, il PC non gli serve a niente in realtà. Ce l'ha così. Ora, Madonna, con quale fame si è svegliato il nostro mister Prepperino? Che cos'è? Allora, adesso vorrei onestamente andare nelle minierine. Mangia. E signori, ci portiamo pure questo. Ci mangiamo pure tutti questi.
Mangia pure, perché calcolate che nelle miniere subiamo anche dei danni. Il mister Prepperino però non è neanche tanto in forma, quindi io mi mangio anche uno di questo, così ci andiamo proprio a cazzo duro. E 17, perché che cosa abbiamo di peso? La benzina che adesso usiamo, quello che gli odiamo, va bene. Ah, però vabbè, mo vediamo un attimo. Grazie a Asker Adamo per il Prime. Grazie Adamo, grazie per questo primo mese. Benvenuto tra gli sportiveggianti, caro. Grazie mille. Vabbè, no, se no perdiamo troppo tempo. Alla miniera, alla miniera, alla Batmobile. Alla Batmobile. Allora, scendiamo al primo livello, dove andiamo a mettere la benza. La benza, che tutto fa brodo. Poi livello meno 2, aspetta. Il livello meno 1 mi sa che ce l'avevamo messa l'ultima volta, o no? No, forse qua l'avevamo messa, non mi ricordo. Vabbè, comunque, sti cazzi. Famo così, tanto chi se ne frega. Ehi. Per forza, signori, mo dobbiamo fare così, ci tocca. Grazie Davide, grazie per i 25. Grazie mille. L'avevo messa almeno 3. Ok. Dai, signori, per forza, perché il metallo ci serve. Metallo ci serve. Calcolate che il nostro mega progetto è quello del... Ma quanto pesa sta cosa? Vabbè, credo poco comunque. Dobbiamo fare un po' di viaggi, per forza di cose. Per forza di cose. Vabbè, tanto è da fare come cosa, quindi tanto vale farlo adesso. Quindi se riesco a prendere uno di legno da qui, che ricarichiamo pure quello. Ok, perfetto. Allora qua ne lascio... Ah, potevo lasciare pure quelli, vabbè, per quanto non vanno a pesare. Facciamo così. Purtroppo non ne possiamo mettere di più, se no andavamo a cannone. Va bene, uguale. Vabbè, la cassa la facciamo in un'altra occasione. Mo al momento non abbiamo tempo. Vado a vendere sti 4 di oro anche, così nel mentre. Ok, $20. Vabbè, meglio che un calcio in culo. Ole. Allora, il tipo della giacca stava al meno 2, mi sembra, di piano, no? Stava a livello meno 2, ma non mi ricordo di preciso dove, però. Mi sa che qua poi stava... Mo vediamo, no. Mi sa ancora sotto. Almeno uno stava? Con quale tristezza? Sbagliato male? Vabbè, la trivella, signori, sta pure qua, in realtà. Cioè, la trivella sta a tutti i piani. Tranne al piano terra, la trivella la sta a tutte le parti. Ogni zona ci trova cose diverse. La trivella sta a meno 1, meno 2, meno 3, meno... Eccetera. Sì, è qua, è vero. C'è sta la porta. Metti la Mazda Baseballs. No, non è vero, non era qua. Vaffanculo, stronzo. Stava... Non qui. Sopra. Un attimino, vedo. È troppo problematico qua che non ci si ritrova. Non mi ritrovo, più che altro. Carissimo, ti ho portato della roba. Ti sembra tutto per caso nella mia giacca? Yes. Come per... Te l'ho portata. Yeah. Oh, è la mia giacca grande, amico. Davvero ho bisogno di lavarla ora? È in un posto molto pericoloso? Direi di sì. C'erano davvero alcuni organismi in giro. Bestie, sì, ok. Guarda come sta elegante, mo. Ti meriti una ricompensa. Qui in una delle tasche c'è un revolver. Puoi prenderlo, potrebbe tornarti utile durante le tue gite turistiche.
Tuttavia è rotto, ma conosco una persona che potrebbe essere in grado di ripararlo. Vai alla discarica nel deserto di notte e lo incontrerai. È anche uno di quelli consapevoli, ma tieni presente, consapevoli del sistema che c'è dietro. Va bene. Allora, ci ha dato il revolver, Junkyard sbloccato, lì poi potremo fare tante altre cose, però al momento direi... Certo che sto attento, ci mancherebbe. Posso chiederti un altro favore? Siamo qua. Spara, no, che spara. Ultimamente ho lottato un po' per aggirare la miniera. All'inizio ho pensato che fosse il solito, sai, le cose diventano sfocate a causa dei problemi di sonno e di concentrazione, ma no, sembra che sia solo la mia vista che sta peggiorando. E dal momento che, sai, il governo è cambiato, non abbiamo un ottico in città. Visiti tanti posti, potresti trovare degli occhiali per me? Ok, vedrò cosa posso fare. Occhiali di Bob, trova gli occhiali per Bob. Vabbè, in realtà questi probabilmente li... Boh, vedremo in realtà. Probabilmente ce li potrebbe dare l'altro tipo. Io ora qua, il problema sapete qual è? Se noi andiamo a livello meno 3, sentiamo freddo. Per carità, prima ci siamo andati uguale e non è stato un grosso problema. A parte che stavamo morendo male, però, per colpa dei piccioni. Però, vabbè, vediamo. Allora, ci eravamo fatti questa zona. Ci eravamo fatti anche questa seconda zona. Quindi andiamo nel meno 3, giusto? Voi ricordatemi, che io qua... Andiamo verso zone ignote. Vediamo un po'. La giacca di Bob l'abbiamo presa prima a questo livello. Meno 3, però sopra. Cioè, orco 2. Oh! A livello meno 3, dopo che hai fatto due tacche con questo verso il scendi. Oh, la cassa. Va bene. E siamo a peso 72, quindi adesso facciamo... Ah, questo l'abbiamo... E allora, cazzo, ci siamo persi la scheda? E dove cazzo sta la scheda, scusa? Allora, noi sotto non possiamo andare, quindi la scheda... Però, scusa, la scheda in linea teorica non dovrebbe essere visibile anche in notturna? La cassa mi sa che non la possiamo prendere, però aspetta. Mo chi cazzo la rivede più qua? Non mi ricordo dove sta, se no ci cliccavo. Aspetta. No, non la possiamo prendere, no. Il problema è la scheda. Trova il pass della miniera di livello 4. Te la dà Ah, ok. Allora, vabbè, niente. Torniamo indietro. Recuperiamo magari quello che c'è qua. La benzina la mettiamo... Massi, mettiamola qua, la benzina. Anche se qua alla fine recuperiamo... Vabbè, sale, no, pure altre cose. Prendi tutto. Va bene. Due. Quanta ce ne abbiamo ancora di benzina? Vabbè, mettine un altro qua. Poi andiamo a livello 2, ne mettiamo una. E... vediamo un pochino. Mettiamo una tacchetta pure qua. E la benza l'abbiamo finita. No, ce l'abbiamo ancora un po'. Ehi. Dai, questo lo puoi prendere, porco 2. Separa. Ah, rimettilo qua, no? Non puoi? Ma perché no, scusa? Vabbè, niente. Metti un'altra di benza, eventualmente. E abbiamo liberato qualcosa. Uno di questi. Separa.
Uno. Bravo. Un altro. Preci. Uno in più. Vabbè. Ok, possiamo tornare a casa. Entrata. Poi la benza a quell'altra la rimettiamo. Quindi qua metalli, quello sotto ogni tanto il sale. Però dai, un po' di cose le stiamo recuperando. Quindi. Allora in realtà questa ce la dobbiamo mangiare comunque. Poi recuperiamo i soldi e nel mentre vendiamo ovo. Ok, sono 70 dollaroni. Va bene. Questa qua che voleva quest'oggi? Tavoli e mensole. Però il nostro prepperino sta morendo di sonno, quindi magari riesco a... Vabbè, la pistola poi la portiamo a quello. Qua finito? Sì. Ah, no, aspetta, aspetta, il legno, prepperino, il legno. Il guaranà poi vediamo, signori, che insomma, posso stare dietro a tutto. E che cos'è? Tutte ste robe, ci serve un assistente qui che ci dia una mano. Vai, prepperino, vai di fino. Ora, prendi questo, mettici questo, ricaricalo, poi vai qua e ci puoi lasciare questo e questo. Poi li rimettiamo a fondere. E mentre torniamo un attimino qua, che lasciamo un po' di materiale che ci abbiamo dietro. Tac e tac. Per il resto quelli li lasciamo qua. Non ha piovuto. È da un po' che non piove. Va bene, lascia questo qua. Il sale l'avevamo messo qui sopra. Perfetto. E oddio, in realtà qualcosa ce la possiamo pure mangiare effettivamente. Andiamo a riposarci un pochino. Un sacco di cose. Sì, quei lampadari li possiamo fare, però aspetto un pochino, perché in realtà con le tempistiche facciamo che temporeggiamo un po'. E al massimo facciamo un'altra di queste lampade che adesso forse possiamo fare. Sì. Vai. Oh, poi. Un po' di pioggerellina. Afferra. Poi vai qua. Oddio, è real... No, chiudi questo. Vabbè, sì, facciamo così. Afferra, va. Facciamo così. Sarebbe buono metterle nella stessa stanza, però va bene anche così. Me la piazzi precisa centrale? Vabbè, senza piante non mi dice niente, quindi va bene, uguale. Prendi il guaranà. L'acquetta ce l'avevamo. Mi fai vedere semi di guaranà. Almeno concludiamo pure la missione della tipa. Ok, piantagione sotterranea porta a Jenny 20 di guaranà. Va bene. Forse già ce li abbiamo pure. No, mi sa che me li sono mangiati. Vabbè, uguale. Allora. Grazie a Puertale per i 15. Grazie Puertale. Grazie per i 15 mesi di resub.
Ma il sale ce lo pagano poco e niente, quindi sarebbe sprecato venderlo, meglio tenerlo. 20 di guaranà, vabbè, tra un po' ci riusciamo. L'acqua, l'acqua, l'acqua qua si sta riempiendo. Vabbè, un pochino d'acqua la potrei prendere pure qua, però. Poi vediamo un attimo. Facciamo che vedo un attimino questo quanto ci serviva di plastica, 8 di plastica. Quindi facciamo una cosa. Ordiniamo dal, visto che lo possiamo fare solo una volta al giorno. Tre, due soli. Che barbonata è? Questo che è? Trappola per orsi, no, vabbè. Vabbè, andiamo a dormire, che dobbiamo fare? Buonanotte a Mr. Prepper, giorno 28, va bene. Dai, dai. Vabbè, piano piano per le cose, signori, ci vuole. Dobbiamo spendere una manicata dei soldi per arrivare a una reputazione un po' più alta. L'acqua, vedete, mo non è piena, quindi non la posso recuperare in linea teorica, eh. Controllo, ma se non è piena, mi sa che non ce la dà. Infatti. Vabbè, andiamo a prendere il giornale. Ferra. Da scena letta. Temporale, aia, quindi che, qual è il... Dove ce l'ha segnato? Nell'altra pagina, credo. Ma io non riesco a vederlo. Vabbè, ci guarderemo. Prendi tutto. Tavolo e mobile fashion. Sentilo il sound, sentilo come pompa. Allora, prima di tutto tavolo. Anche questo qua per essiccare potrebbe essere intrigante comunque. Tra l'altro, però vabbè. Tanto facciamo un po' di soldi. Ah, così finiamo il legno. Quindi li vendo questo, mi devo comprare le casse game. E poi. Allora, nel mentre scomponiamo pure questo, va. Il legname in realtà potremmo anche andarlo a riprendere un attimo, però siccome ne usiamo veramente una marea. Ci ha sbloccato casa di Jetson. Ah, siamo arrivati al massimo. Ok, vabbè, questo che vende? Lampada. Uno dei tuoi quadri inestimabile. Ah, per il tessile. Compralo, che il tessile ci serve per fare i vestiti. Qua compra sia questo qua. Questo. 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 E questi. So soldi, però va bene. Calcolate che per fare i vestiti pesanti, per poter andare lì in profondità. Dobbiamo. Dove erano i vestiti? Tessile 10. Poi vabbè, la pelle di lupo, certo, c'è da recuperare anche quella. Poi piano piano, però. Partiamo dal basso. No, la marmellata ancora non la possiamo fare. Ci vuole ancora un po'. Ci vuole ancora un po'. Qua. Bravissimo, guarda sta fonderia, la fornace come va, la fornace come va. Devo andare a prendere un altro pezzettino di legno e in realtà, perché? Altrimenti non possiamo riattivare la fornace. Intanto mettici questo, fondi, ma mi serve il legno. Tra poco, vabbè, poi daremo anche del... No, cazzo, il legno è vero, l'ho finito tutto. Vabbè, mo arriva, va.
Lo so che devo cacciare i lupi, ma non li troviamo. Cioè, nel senso, li abbiamo un po' trovati, ma poi li abbiamo comunque ammazzati male. Quindi. Veloce. Ok. Grazie, carissimo. Scusa un attimo, devo scassare un po' di legna. Scassa la cassa. Separa, me ne serve giusto uno. Intanto andiamo ad attivare la fornace qua. No, la marmellata in realtà mi sa che mi mancava. Ma scusa, non ce l'avevi la legna? Che cazzo? Ma non l'ho presa? Grazie Carazza 92 per il secondo mese. Ben ritrovato, Carazza. Grazie per la resub. Grazie per il supporto. Grazie mille. Comunque no, non l'avevo presa la legna. Mi sembra che non abbiamo proprio la ricetta per la. Dobbiamo prendere il baracchino gourmella. Io vado a ricontrollare, ma se non sbaglio la marmellata di mirtilli non ce l'abbiamo. Marmellata di mirtilli. Ah no, sì, ce l'abbiamo. Zucchero, vetro e mirtilli. Ok, mirtilli, va bene, andiamo a PA. Sì. No, si può fare, è vero. Ma questa vicina rompercazzo. Ciao vicini, posso prendere in prestito un po' di zucchero? Non ce l'ho, aspetta. Supermercato. Ne prendo due, va, una la do alla signora. Va, piane tre che mi serve. Quattro? Quattro, va. Beh, ci può tornare utile. Signora, deve aspettare, mo che arriva il tipo, magari ci sta. Dopodiché andrei un attimino nella buscaglia a vedere se abbiamo preso qualche bestia, perché magari il vetro ce l'abbiamo. Recuperiamo, cioè in realtà a parte le trappole, recuperiamo i mirtilli che ci servono naturalmente per. Allora, trappola sempre, ho capito la trappola. Ma cazzo, non ha trovato niente? Ma vaffanculo, meno male che ci avevo messo pure la cosa per animali rari. Ma vaffanculo. Oh, ah no, me l'aveva trovata la ciccia. Ok. No, non ho portato la cosa. Ce la mettiamo un'altra volta. Fammi recuperare un po' di mirtillini. Tac. Sì, volendo per i vestiti anche dopo sì, si può fare. Nel mentre io adesso approfitto per i mirtilli e per. Aspetta, il legname ci fa sempre comodo. Altri mirtillini. Vai qua, mirtillo. Il revolver rotto. Ah, cazzo, ma io sono venuto qua con tutta sta roba. Porca troia. Eh sì, perché in realtà non volevo andare a recuperare il legname, volevo semplicemente prendere qualcosa da mangiucchiare, però va bene. Come si chiama? Mirtilli 20, va bene così. Namo giovine che siamo già stanchi. Madonna, questo è sempre stanchissimo. Oh, vabbè, mirtilli magari li riutilizziamo anche in più per farci qualche frullatino. Ottimizziamo le cose. Allora, prendi tutto. Poi. Ci andiamo un attimino a riposare. No, andiamo a mangiare perché stiamo pure a morire di fame. Qua l'acquetta non ha piovuto oggi. No. Apparentemente no. Questo lo mettiamo qui, questo lo mettiamo qui. E ci mangiamo. L'acqua ce l'abbiamo, no? Ecco, è arrivata la pioggia nel momento giusto. Però, signori, a me mo l'acqua mi serve. Sti cazzi. Oh, ogni tanto la possiamo pure usare un po' d'acqua, dai. Non è che si incazzerà poi così tanto. Che cos'è?
Perché comunque le piante adesso sono 4 là sotto, quindi per forza di cose ci serve un po' di più. Ci serve un po' di più. Adesso. No, potevamo già recuperarla però. Va, scusa, buon uomo. Fa così. Che magari si riempie di nuovo. Non credo però. Vabbè. Ci proviamo. Riposati un po'. Basta, alzati, che sennò poi la notte come la passiamo? Qua ci serve acqua, apparentemente sì, quindi carichiamoli di acqua. 2. Qua finito? Cazzo, no, in realtà ci manca il legno, mi sa. Riusciamo almeno a smontare questo? Questo sì, questo mi fai che mo se pari, me ne dai uno, perché là mi sa che non ha finito. Allora. Ma che beh, a casa, no, non si può andare a casa della vicina, che io sappia, onestamente. Non vorrei dire niente, ma. Aspetta che possiamo. Ah, gli mancava proprio una punta. Molto bene. Mettiamo sti tre, so pochi, però nel mentre almeno questo lavora, dai. Vai. A posto. Pochi ma buoni. Qua a posto. Lasciamo l'acquetta. Dove cazzo sta? Qua e qua. Andiamo qua. E qua devo lasciare questo. Poi. Vediamo se riusciamo a fare al volo una marmellatina. No, aspetta. Dobbiamo prima recuperare il vetro. Quindi facciamo così. A posto. Io direi di farci un'altra giornatina. Dai, un'altra giornatina ci sta. Stiamo a infognare alla grande con Mr. Pepper, come era prevedibile. Era prevedibile.